una mamma tutto pane. Oggi siamo qui perché dobbiamo fare il back to school di Matti e Bebe. E vi faranno vedere tutte le cosine che abbiamo preso per la scuola. Rebecca quest'anno va in quarta elementare. Stavo dicendo in quarta superiore, sì. In quarta elementare. E invece Matti quest'anno entra alla scuola materna e quindi ha tante cosine nuove da farvi vedere. Anche gli adesivi. Adesso io mi sposto e lascio la scena a loro. Inizia tu. Matti, ci fai vedere le cosine che abbiamo scelto? Gli adesivi. I pennarelli. I pennarelli a punta grossa. E l'astuccio. Aspetta, fallo vedere bene, così non si vede. Allora, tra gli astucci che gli abbiamo fatto vedere, lei ha voluto questo, con i mostriciattoli. Esatto, niente principesse, niente personaggi, lei ha voluto l'astuccio con i mostriciattoli. Non è una bambina normale. Poi amore, cos'altro abbiamo scelto? Hai scelto lo zainetto di papà del Sky Everest. È bellissimo quello zainetto. Ma tu sei emozionata di andare alla scuola materna? Sì. Ti piace sì. L'idea? Amore, però dovresti parlare guardando qua. Sì. Hai visto poi che è tutto liscio e questi sono proprio alzati. Quello è uno zainetto 3D, amore. Poi, cos'altro c'è per Matti? Cosa sono quelli? Colori. I colori, i plastidecor. E poi? Cos'è quello? L'album per... disegnare. L'album a quadretti per disegnare. Sì, dovete sapere che Matilde è una bravissima pittrice. E poi cosa sono quelle altre cose lì? Gli asciugamani. Gli asciugamani, sì, perché all'asilo ci chiederanno sicuramente. Gli asciugamani, a cui attaccheremo il contrassegno di Matilde, e anche... i bavaglini maxi con l'elastico. E poi mancano delle altre cose. Cosa manca? Questi! Cosa sono? I grembiulini. I grembiulini. Quello di Minnie. Poi c'è quello di Dotti. E quello di Titti. I grembiulini per la mia Matti. Lo chiamo Babbo Bibbo. Il Babbo Bibbo. E quindi queste in linea generale sono le cosine per l'inizio di Matti. Poi sicuramente ci diranno, quando faremo la riunione fra qualche giorno, di portare anche il lenzuolino, il cuscino e la copertina con scritto Matilde, perché il primo anno di scuola materna Matti farà ancora la nanna dopo pranzo all'asilo. E lo sai che fare la nanna insieme a tutti i tuoi amichetti? Ma la farai la nanna o sarai lì a dire a tutti quanti: ciao siete, me lo porti un bicchiere d'acqua per favore? Ok, queste le cosine di Matti. Adesso vi fa vedere un pochino Bebe. Allora, per iniziare direi di iniziare da questo, che sarebbe il mio zaino. Zaino nuovo, anno nuovo, zaino nuovo. Purtroppo lo zaino dell'anno scorso ha avuto diversi incidenti di percorso, sia con la lavatrice che cadendomi col trolley. Sì, avevamo applicato allo zaino dell'anno scorso quello che avete visto nel video che vi lascio qua sopra, lo zaino di Oceania, solo che era talmente pesante che avevamo dovuto aggiungere il trolley, solo che questo zaino dal trolley cadeva sempre, quindi praticamente si erano formati dei buchi ai lati che non era il caso insomma di mostrare in giro, e quindi abbiamo dovuto optare per uno zaino nuovo. E Bebe quest'anno, siccome è diventata una ragazzina, non è più una bimba, ha scelto uno zaino Yub della Seven. Quanto sono queste ruote?
con le ruote già incorporate. Fallo vedere dietro, amore. Dietro è così e ho una tastina anche qui. No, amore, non si vede. Amore, devi spostarti però, eh. Aspetta, eh. Ok, falli vedere, tira su. Ok, ha le rotelle incorporate e poi volendo comunque ha gli spallacci. Dove? Vedi, questi si possono agganciare qua sotto e diventa uno zaino normale, solo che è molto più pesante di uno zaino normale, sì. Perché avendo il trolley incorporato, questo sì, si tira su e diventa un trolley, uno zaino trolley. Amore, dopo. Vediamo. Allora, anche questa è roba molto seria, proprio da ragazzina. L'astuccio delle LOL. Io sono ossessionata di LOL. Bebe è patita di LOL, quindi ha scelto giustamente un corredino delle LOL. Anche... fallo vedere dentro però. Ah sì, giusto. Allora, aspetta, lascialo. Matilde, questa è... Queste sono le cose di Bebe, le deve far vedere Bebe. Mm? Tu le tue cosine le hai già fatte vedere. Dimmi. Allora, tu hai fatto vedere le tue cose, adesso io faccio vedere le mie. Allora, qui dentro ci sono già messe la forbice, gomma e temperino. Poi c'è un righello, le penne e la matita, questa l'ho messa io. E poi questa gommina di Minnie, che comunque l'ho messa io lo stesso, che sarebbero 5 gommine in una cosina che sembra un po' una penna. Poi... nell'altra tasca ci sono i pennarelli. Ops. E nell'ultima tasca c'è una cosa un po' strana. Sto facendo ruotare l'astuccio. Ce li apri? Allora c'è questo. Ci sono i pastelli. Mettili lì. Mettili lì. Ci sono i pastelli e qui questo si apre e c'è tipo un righello con tutto l'alfabeto. Allora, vediamo se riesco a inquadrarvelo. Si chiama normografo. No, sta prendendo Matilde. Non mette a fuoco perché c'è la plastica. Fa niente, amore. È un normografo. Sì. Ora non te le posso aprire. Queste le dobbiamo aprire quando dobbiamo mettere le etichette sulle varie cosine. Se io te le apro adesso, tu me le appiccichi ovunque e non vengono usate per il loro scopo. Non sono per giocare. Queste servono per l'asilo, per la scuola materna. Ok? Ma sai che ti sei dimenticata di far vedere l'astuccio? Cioè, quello che c'è dentro l'astuccio. Cosa c'è dentro l'astuccio? Sì, adesso faremo vedere quello che c'è dentro l'astuccio di Matilde, che se ne è dimenticata. Cosa c'è dentro l'astuccio? Fai vedere la tua matitina nuova. Con shine. Sì, me le tengo. Senti un po', ma anche la copertina la vuoi di Shimmer and Shine? Sì. Quella per l'asilo? Per la scuola materna? Sì. Sì? Matitina. E anche l'altra matitina, dai, metti. Poi, qua. Continuando con le mie cose, il diario delle LOL. Metti a fuoco, sta inquadrando ancora Matilde. Beh, aspetta. Aspetta, Matilde. Tu aspetta. Con Diva, Merbaby e Lady Baby. Dentro è dietro è così, con altre LOL. Questa ce l'ha e questa ce l'ha e questa non ce l'ha. Insomma. Dentro le pagine sono così. Bebe, le voglio far vedere. Poi anch'io ho gli adesivi per i quaderni. Non sta mettendo a fuoco. E vabbè, con tutti gli strumenti musicali. L'album da disegno. Pagine bianche. Non dici sedere sopra, no. E poi quaderni.
tanti, tanti quaderni LOL. Chissà perché avrà scelto i quaderni delle LOL questa bambina. Bebe, spazio. La voglio far vedere io. Il mio primo grembiule è questo qui, con la bambolina. Matilde. Ok. Poi c'è questo qui che ha una cerniera un po' speciale. Sì, molto, tutti molto gioiosi i grembiuli che utilizzano qua da noi. Li vogliono blu scuro col colletto bianco e quindi noi cerchiamo qualcosa di un po' più fashion. E poi l'ultimo, questo, allora a vederlo, posto un attimo, a vederlo a prima vista sembrerà semplice, però se si guarda bene qui in basso, aspetta, devo aiutare a farlo vedere, c'è il pizzetto. Il grembiule col pizzo. È finito il nostro video delle cose di scuola che vi facevamo vedere. Vi vogliamo augurare anche voi un buon inizio scolastico. Buon anno scolastico a tutti e ci vediamo ciao, al prossimo video. Ciao! Ah, ricordatevi di iscrivervi al canale.